Ciao a tutti, bentornati sul mio canale, quest'oggi con un ospite d'onore, Molto molto d'onore. d'onore, il mio amico Jerry, che potete vedere qua o qua dove metterò il meme famoso che lo raffigura protagonista. Oggi faremo una partita in due. Uno contro uno, ovviamente, a Street Fighter Xyz. Non spiego le regole perché ovviamente ho già fatto il video, potete andare a vederlo qua sopra, eventualmente se vi dovesse servire. Faremo una partita al meglio delle tre come Come classico. round esatto di una di del classico videogioco degli anni 80-90, non ricordo di quando era, però io Io ho scelto Sagat. invece ho scelto Akuma per una questione di cuore. Ecco. E quindi che la battaglia abbia inizio e buon divertimento. Yeah! Allora, che la battaglia abbia inizio, io ho scelto Sagat. E io ho scelto Akuma. No, E chi comincia? Non avevamo scelto questo. questo l'abbiamo scelto, ma lascio a te l'onore di casa nel Il partire gioco in con. casa, giustamente. Round one, fight! Parto con una mossa di studio e pesco due carte. E tocca a te. Invece comincio a giocare un boost che guadagno due potere e pesco la carta. Beh, anch'io faccio un boost di bello due potere, così potente. Bene, bene, bene. vediamo chi ne dà di più. E Esatto. pesco. Gioco un altro boost e avanzo fino ad un massimo di 3. Quindi 1, 2 e 3. E per il momento mi devo fermare e devo pescare una carta. Quindi tocca a me. Beh, sei qua vicino, direi che è il momento di cominciare a menare le mani. È giusto. Attacco con una carta dalla mano. Anche io ovviamente attacco con una carta dalla mano. Allora, rivediamo. Ok. Io ho velocità 3, Anche io ho velocità 3. per cui parto io perché sono quello che ha iniziato l'assalto. Vabbè, prima avvicinati 2 e niente perché sono già attaccato. Allora, io faccio 5 più 2, 7 danni. Ok, io Subisci in subisco 7 danni, silenzio. esatto, in silenzio. Oh! Con questa carta, avendo colpito, ottengo vantaggio, perciò farò il turno Successivo. successivo. In questo non faccio niente, perfetto. Ho soltanto beccato gli schiaffoni. Ok, e Basta così. quindi così questo si. Questo pure va via. E tocca a me. E tocca ancora a te. Facciamo che ti attacco di nuovo. Benissimo. Insisto. Batto il ferro finché è caldo. Akuma, sei caldo. Tantissimo caldo, ardo proprio di desiderio di menarti, però in questo momento devo solo sperare di essere un po' più veloce di te, ed infatti Adesso sono un po' attacchi più tu, veloce di vai. te. Quindi avendo velocità 6, portata 1-2, mi sei a fianco quindi, e ti faccio 3 danni. Dopo retrocedo di 3. 1, 2 e 3. Io non ho guardia, quindi non faccio niente, ma comunque mi saresti anche andato fuori portata. Quindi questa, avendo vinto l'assalto, va nel gouge e E tocca a te, tocca a perché me. ho finito. In questo momento pesco due carte in modo tale che. Ok. E tocca a te. Tocca a me. Io mi avvicino di uno, quindi uso un movimento, arrivo qui e pesco. Allora, io gioco il boost Ashura Senku, aggiungo questa carta al tuo gauge o modo di 1, quindi poi effetto un'altra azione. Quindi io devo sprecare però uno di forza e scarto una carta dalla mia mano, l'aggiungo nel gouge, quindi sono 2, e posso effettuare un'altra azione, quindi di pescare un'altra carta. E poi termino il mio turno pescando un'altra carta. Io faccio un assalto e aggiungo un critico. Addirittura. A questo punto io mi. Ma diciamo che ci provo così. Io vado di blocco. Una Ok. difesa ogni tanto ci può stare. Allora, vabbè, prima mi avvicino di uno, Ok. quindi arrivo qui. E il critico praticamente ignorerebbe la tua guardia, che però non ne hai, quindi niente. E ti faccio velocità 5 e ti faccio 2 danni. Quindi Bene. ti farai 2 danni, ho 2 di Però nel potere momento in cui io scarto una carta, guadagno qui. Sì. Quindi 2 di armatura e quindi nessun ti ho danno. colpito, quindi vado in gauge. E questa. No. Ah, questa anche vale. Quindi c'è Sì, l'effetto dopo. giusto. Gioco il boost più 2 di velocità e pesco con una carta.
tu mi hai copiato quello che volevo fare. Perché anche io faccio il più di velocità e pesco una carta. Benissimo. Quindi cerchiamo di essere più veloci possibili. È tipo come quando in Dragon Ball che a un certo punto iniziano a sparire, non si vede più niente. E ci vediamo più così. A questo punto io pesco direttamente due carte, una per l'azione e una per il fine turno. E io uso l'abilità di Sagat. Faccio un assalto. Mm-hmm. E la mostro scoperta, per cui ho un più uno di velocità ulteriore. Quindi, tu puoi vedere che io ho 6 più 2, 8 più 1, 9 di velocità. 9 di velocità. Purtroppo non ho carte che mi fanno muovere, devo soltanto provare a pararti il più possibile. Esatto. Ok, utilizziamo questa, lo so che già direttamente scoperta. Vado di concentrazione. Ci sta uno almeno. Vabbè, ok. Sarò anche lento, però almeno. Vabbè, io ti faccio soltanto un danno. Esatto, perché comunque ho 2 di armatura. E mi retrocedo di 3. Ok, uno, e due, io 3. Pesco una carta. Esatto. A questo punto io pesco una tolta, 2 carte. Anch'io. Uno. Perciò vai pure già. E 2. E mi è stata una mossa, una toccata e fuga. Una toccata e fuga, esatto. Per riprendere un attimo fiato. A questo punto ci riprovo, gioco un busto con più 2 di potere. 2, 4, 6, devo pescare una carta, sì. E sono arrivato al mio limite di 7. Facciamo che anch'io gioco una carta boost che ha da un più un'armatura e più 3 guardia. E pesco una carta. Mi muovo di 2. 1 e 2. E pesco poi una carta. Dai, allora proviamoci. Io ti assalto io. Mi assalti? Sì, la mia difesa e attacco. Sì, per forza. Poi magari piglio botte, però... Opla, aggressione. Io velocità 3. Velocità 5. Vai. Quindi sono io il primo a partire. Primo mi avvicino di 2. Sì. 1 e 2. Poi provo a colpirti con 4 di potere più 2, 6. Io ho 7 di guardia, cioè i 6 danni li prendo. Esatto, però ti rispondo. Mi puoi rispondere. Cosa fa l'effetto colpito? L'effetto colpito, ottengo vantaggio. Quindi dopo tocca al prossimo turno, tocca di nuovo. Ok, allora io rispondo. Dovrei avvicinarmi di 2, ma sei già lì, mi sei venuto incontro. E ti ho fatto 5 danni invece. Tu non hai difesa. Però anch'io ottengo vantaggio. E siccome l'ho ottenuto dopo, tocca a me. Parti tu. Vabbè, proviamo questo. E io vado subito così, proprio diretto. Velocità 4. Subito di difesa. Flocco, difesa. Vabbè, allora. Peccato perché era bella, perché ti venivo dietro e non mi colpivi con i tuoi attacchi. Perché no, vabbè, ti faccio 5. Ho 5 di attacco. 5 danni. Quindi io posso scartare 2 carte. Oppure potrei prendere dal gauge, ma preferisco scartare le 2 carte. Prendi un danno solo. Per prendere soltanto un danno. E adesso toccherete a me. Adesso tocca a te. E a questo punto anche io attacco. Attenzione. Attenzione, signori. Attenzione. Non ho più carte, ma si spera. Allora, io vado di Demon Armageddon. Sei hai, anch'io. Mannaggia. Quindi parti tu. Parto io, però devo togliere 4 dal gauge. Devo... Ti sono proprio di fianco. Esatto. Il 2 arriva. Non ho bonus positivi potere perché mi sono stati scartati prima, perché volevo farlo prima, ma non posso. Però a questo punto ti faccio 7 danni. Vabbè, io non posso fare niente perché mi hai stordito, quindi. E chiedi via. Però sei senza carte, Attenzione, attenzione. Ti ho dato no di lusso. No di lusso. Di più che di lusso. Mi tocca far così, guarda. Scartare una carta e spostarti addirittura. Esatto. E io invece devo pescare per forza 2 carte. Ah, e pesco ovviamente. Eh sì, ti tirato quello. E tocca ancora a te. Eh beh, adesso però sì che ti attacco. Ah sì? Eh sì, Ah, non posso lasciare impunito questo affronto. Mi hai tirato una super in faccia. Andiamo di concentrazione. Ah, il Tiger. Oh, mamma mia. Io spendo tutte gauge. Velocità 6. No, beh, io velocità 1. Io ho 4. 4 di potere. 4 di potere. Quindi sono 4, sono meno 2 di armatura, sono solo 2 danni. Cioè, perché io ti spostavo. E invece non invece puoi no. Spostarmi. Mamma, no, già te. Perché sono molto concentrato. E poi mi rispondi anche. E ti rispondo anche a portata 2, 1, 2. E ti faccio 4 danni. E dopo pesco anche una carta.
Vabbè, questo va nel gauge e anche il tuo. Anche e ho finito. Ah, ma sai che c'è di nuovo? Ma ci riproviamo, dai. Facciamo questo con un critichino, va? Utilizziamolo un critico. E io devo andare alla cieca. Vai alla cieca addirittura. Vediamo, vai, ho pescata buona. Io vado con un dimontante. Ma che fortuna. Dai, vedete, poi ti lamenti. Grande, vabbè, fai un sacco di danni comunque. Vabbè, no, diciamo che... Vabbè, ignoro armatura e guardia. Ma no! Ciao! Sono morto, mi sa, no? No, soltanto 5, dai, soltanto 5 più 2. 5 più 2, esatto, per la concentrazione. 7 danni. Vabbè, ho pesco 2. Pesco 2. Dai, forza, su. Rianima, dico, anche io devo pescare 2. Vabbè. Si vede l'affaticamento del, sì, di sì. Sagat. Senti la musica che è veloce, adesso. Esatto. Dai, proviamoci. Assalto. Velocità 7 te, però. No, cominci tu, E comincio io, ma non posso. Cioè, ho portato uno. Bravo, mi piace questa cosa. Però. Io devo spendere i due di gauge. Mi avvicino di uno. Quindi era meglio essere lento sto giro qua. Sì, ma non mi conviene essere lento per le carte. E ti che faccio 7 danni. E tocca a me, giusto? E tocca a te. Caro mio. Visto che mi sei vicino, devo per forza. Dai, ci proviamo. Un assalto con un critico. No, ma sì, dai, con un critichino. Ci sta anche bene. Andiamo. Quindi, velocità 4. Io ad 1. Quindi, così. Ignora armatura avendo messo il critico. Ma prima mi avvicino di 2, ma già ti sono più vicino. E ti faccio 4. Più 2, 6 del critico. Più 2, 6 del critico. E allora sono 1-0 con te. Vabbè, dai, è andata la prima. Primo round a me. Esatto. Yakuma wins. Adesso comincia tu. 4 e 5. Ovviamente che prima ho cominciato io. Anche se ho perso, sarebbe giusto dare il vantaggio a chi. Vabbè, proprio perché ho vinto, vantaggio io. Vai. Round 2. Fight. Allora, sfrutto subito un boost, più 2 di potere, più 2 di potere. Poi quando colpisco si vedrà. Okay. E pesco una carta. Pesco anch'io, io pesco 2 carte invece, subito. Proprio subito così. A questo punto sai cosa c'è di nuovo? Pesco anch'io 2 carte. Ok. Guarda, anch'io metto giù un boost e ho un più 2 velocità. E se vengo colpito la metto. No, se colpisco. Poi vai anche da rage. E pesco. Vai. Mi muovo di 1, mi avvicino di 1, così se mi vuoi attaccare proviamo a rispondere e pesco. Ma sì, dai, proviamo ad attaccare. Subito. Subito. Vai. Ok, utilizzo questa. Utilizzo il montante. Anch'io. Ah, benissimo. Io ho 4 di velocità, sono portato a 3, perciò ti faccio 5 danni. Ok, perfetto. Vabbè. E io invece vado a... Invece più 2 di potere, 5, più 2, 7. Ah no, aspetta, tu non fai danni tu. Scusami, perché io ignoro la guardia. Già, ma anche io me lo ignoro. Ma siccome colpisco prima io... Ah già, giusto. Tu non colpisci. Ah, perché completa giustamente, sì. E quindi io resto a 30. E ti ho colpito. E mi hai colpito. Male. Questo non ti ho colpito, quindi. Si scarta anche questo. E mo tocca a te. Bella mossa. Porca paletta. Aggiungo un boost. Più 1 di velocità anche io. E poi pesco. Io provo a attaccarti di nuovo. E aggiungo un critico. E allora a questo punto io faccio questo. Aia. Ragazzo. Ci provo anche io, ma... Io ho velocità 4. Sì, ma io non c'ho... Non l'hai portata? Non l'ho portata proprio perché avevo paura che ti avvicinassi almeno. Io invece ti faccio 3 danni. Sì. Siccome ti ho colpito con l'arma, con un critico, pesco una carta e tu devi scartarne una a tua scelta. E poi ti spingo di 1 e basta. Poi dovrei aggiungere dalla pila di scarti il gauge, ma non ne ho, perciò... Sì. Quindi a questo punto... Mi hai leggermente assorbito e mi devo per forza pescare 2 carte. Ah, tu hai paura. Sto un po' lontanuccio, non mi voglio avvicinare. Avvicinati tu. Anzi, ti dirò di più, ti attacco di nuovo e metto un altro critico. Questa portata non mi piace. A questo punto vado di così, dai. Bene. Bravo. Allora, io ho portato a 3-8. Mamma mia. Un missile. E velocità 2, però va bene. Attacco per primo. Allora, ti faccio
5 danni. Io metto... Più no, più 1 perché ho fatto il critico, scusami, perciò 6 danni. Io metto i 3 di armatura, quindi 0 danni. E pesco una carta, se ti colpisco ti spingo di 1. E dopo, se colpisco, posso rimettere questa carta in cima al mazzo. Se lo faccio, aggiungo un'altra carta dagli scarti nella gauge. Ce la faccio così. E quindi questa prendeva nel gauge. E ho fatto. Benissimo. Io sono lontanuccio e devo per forza pescare 2 carte. Questo round sarà molto di difesa. Adesso ti continua. Vabbè, vai, ti attacco di nuovo. Ancora. Ancora. Uffa. Ci provo, ma giusto. Cioè, ci provo, è impossibile. Velocità 4, però. Vado io. Allora, io fino a 5. 1, 2, 3, 4, 5. Faccio 3 danni. Pingo 1. Spingi 1, ok. E aggiungo questa alla gauge. Esatto. E poi questo, ovviamente. E poi dice pesco una carta. Ho fatto. Io non faccio nulla. Scarto. Tu ti ho buttato. Mi hai proprio buttato e devo. E tu continui a pescare. A pescare. Ok. Ma riuscirò a farti male. E io ti attacco di nuovo. Ma dai. Sai come quando nel videogioco, no? Che continui. Hadouken, Hadouken. Esatto. Uguale. Peccato, diciamo che tu sei con gli uppercut. Però. Sì, esatto. No, Tiger Shot. Il Tiger Shot. Mi devo nuovamente riparare. 3-8. Perché l'ho ripescato, no? Ecco. E ho 5 di attacco, quindi stavolta vabbè i danni, dai. Ecco, hai deciso di tenere. Sì, sì, stavolta. Però vabbè, potrei anche scartare un gauge, ma me lo tengo caro. Okay. Se colpisco posso rimettere questa carta in cima al mazzo, però ho deciso stavolta di no, lo metto qui. Mazzo, 5 nel gauge, è grave, grave, molto grave. E ho fatto. E questa anche a me va nel gauge. E tocca a te. E tocca a me e pesco ancora 2 carte. Finirà il mazzo prima o dopo. Finirà il mazzo, posso rimescolarlo. Allora. Ma dovrai venire vicino a me. Ci provo. Uso 3 gauge. E mi giro, uso la mossa Exceed. Adesso la mia abilità. Allora, innanzitutto quando attivo l'Exceed pesco 2 carte e retrocedo fino a un massimo di 2. Proprio lontanissimo, esatto. E poi dice: quando inizi un assalto, posso preparare l'attacco faccia in su per avere 1 velocità, ma anche 1 potere in più. Quindi aumenti. E ho fatto. Benissimo. Ho 7 carte, per cui ci sono. Ma a questo punto, io pesco le ultime 2 carte che mi toccano: 2, 4, 6, 7. Scarto 2 carte. Uh-huh. E mi avvicino di 2. Finalmente. Mi sento buono. Vieni. E pesco. Vieni caro, vieni. Io comincio a usare un boost con più 1 di velocità. Io invece uso un boost con più 2 di velocità. E pesco. Dai, vieni, vieni. Paura. Sì, sì. No, non ti preoccupare. Devo prima prepararmi. Paura. Ti faccio un perfect, paura. Ah già, sei ancora a 30 tu. Caspita, non ti ho ancora colpito effettivamente. Io nel frattempo mi potenzio ancora un altro pochino, mettendo anche 2 potere. Il potere dell'odio. Io gioco questo boost. Mi dichiaro una carta. Se ce l'hai, devi scartarla. Devo scartarla, altrimenti devo far vedere la mano. E ti dirò, fai vedere se hai un Gosho Ryuken. Eccolo qua. Oh, buttalo via. Porca e pesco. E non va bene questa cosa, non va bene. Provo a sferrarti un attacco mettendo un critico. Eppure. Sì, ci provo. Vabbè, allora facciamo così. Provo anche io il Gadoken. Ah. Portata 6, velocità 4 più guadagno più 1 di velocità 5 più 1 di velocità 6. Quindi parto io. Sono però meno 2 di potere, quindi faccio soltanto 3. No, però più 2. Però più 2, esatto. Quindi 5 danni. 5 danni. Allora me ne fai 3 perché ho difesa 2. E poi contrattaccare. Però contrattaccare, ma il mio era solo un coso di star sicuro che non mi facevi troppi danni. Quindi non faccio niente. Quindi poi si risolve il dopo che pesca la carta. Io. Aggiungo, avendo colpito, aggiungo questa carta al gauge, aggiungo questa carta al gauge, aggiungo anche questa avendoti colpito e questa va scartata. E tocca a me. Te. Io scarto una carta e mi avvicino. Vieni, caro, vieni. Basta così? Sì, pesco, giusto. E a questo punto io pesco anche io 2. Scarto questa carta qui per pescarne un'altra e poi pesco. Allora... comincio a mettere un piccolo boost a terra con più 2 di potere e poi pesco. Quindi aggiungo uno con più 2 velocità e pesco. Facciamo così, proprio perché sei tu
Gioco anche io un busto, scelgo e scarto carta busto in gioco. E questa la posso scartare anche io e poi risco. Rompi palle. Allora, ragazzo, cominciamo a liberare un po'. Liberiamo ancora. Mi avvicino di uno. Sei proprio sicuro di quello che stai facendo? Quasi. Sei proprio sicuro? Attenzione, attenzione. Ma proviamo con un piccolo assalto, vai. Proviamo senza alcun critico. Tu hai un più. Ho più un 2 di potere. Un altro gatto che. Stavolta però senza. Senza critico. Velocità 4, quindi comunque ti. Quindi sono 5 più 2, 7. Una pallina di fuoco. Niente, quindi. Allora, questa va nel gauge, questa va scartata. Dai, vieni da papà. Vengo da papà. Ok. Così. E a questo punto ti attacco con un bel critico. Pure. Sì. Allora, via. Sono 4 di velocità. 5. Ah, che peccato. Allora, quindi, mi avvicino di uno e ti do una pelata negli stinchi. Low Star Kick. E ti faccio 2 danni. 2 danni, sì. Ignoro la guardia, cioè avessi una guardia. Non ce l'ho. Infatti non ce l'ho. E quindi non contrattacchi. Non posso contrattaccare. Quindi non va nulla di tutto questo. Peccato, peccato, peccato. E allora adesso facciamo un attacco, dai. E ti dirò di più. Che bello. Gioco concentrazione. Io velocità 4. Sì, questo ce ne va qui. Ho visto 5. 5, esatto, che adesso essendo doppio aumenta di 1. Allora, mi avvicino di 1. Benissimo. Ti faccio 5 danni. Mm-hmm. Quindi tu pari 2. Paro 2, esatto. Inizia a sentirsi un po' l'affaticamento. E poi io perdo l'armatura perché quindi tu puoi contrattaccare, diciamo. Ok. Quindi ti attacco 4. Dopo pesco una carta. Amico mio, purtroppo devo assaltarti. Potente. È molto potente, caro, molto potente. Meno male. Però ti ignoro l'armatura, vero? Però la velocità 6, quella era il meno male. Ah, ok. Allora, beh, di scartare 3. Io devo scartare comunque 3, esatto. Sì. Vabbè, ti faccio 3 danni. Esatto. Poi retrocedo di 3. 1, 2, 3. Ah. Mi è stordito. Te la sei cavata molto bene. Attacco preparato e non portato. È come quando fai appunto la super e poi ti danno un colpo, esatto, e tu perdi tutto. Tocca a me. Vado di attacco. Concentrato. Velocità 6. Sì, velocità 1. Devo fare 4. Togliere 4 dalla gauge. E ti faccio 4 danni, però hai 2 di armatura. Ho 2 di armatura, quindi sono solo 2. Sono ancora in vita. E ti spingo, che vabbè non ti esatto, ma non vuoi neanche muovere, però tengo vantaggio. Ok, io pesco solo una carta per essendo che continuo l'assalto e io come vantaggio pesco 2. Peschi e tocca a te. Diciamo che pesco anche io 2, dai. Allora io uso il boost e ho 2 più 2 potere e pesco. Era rimasta soltanto una carta, ho rimescolato il mazzo e ho pescato le mie 2 carte e quindi andiamo avanti. Anch'io pesco 2 carte. Qua il momento è molto topico. Anche io guadagno 2 di velocità. Più un'armatura e più 3 guardia. E pesco. Faccio di nuovo un altro boost. E la madò. Più 2 di velocità e pesco. Pesco 2 carte. Ho finito le carte, quindi rimescolo in automatico. Mi muovo di 1. Mi tolgo un po' dall'angolino e basta così. Io faccio un attacco così. Io vado di Goadoken. Quindi hai velocità 4 e 2, 6 e 2, 8. Io 6. 6, perfetto. Quindi vai tu. Quindi portata 2, 6, 5 danni, non hai scudo. Ho un 3 di armatura, cioè 1 armatura e 3 di guardia, ma non sono sufficienti. No. Quindi sì, mi fai un danno in meno, quindi 4 danni. 4 danni. Devo scartare 2 gauge. Ma a questo punto ti assalto, anche io. Ah, e allora proviamo. Ok. Ah, perfetto. quindi fai tu, sì, mi avvicino di 2, 1 e 2. Mi fai 4 danni. Ti faccio 4 danni, esatto, e ottengo vantaggio, quindi posso ancora, e quindi questa va qui. Sì. Ragazzo. Insistisci. Insisti, anzi però... Sì. Assalto, dai.
Ta-da! Ma è molto lenta, è molto lenta. Ho puntato tutto sulla velocità, proprio. Ci ho provato. E quindi ti faccio 3 danni. È morto, sono morto. Era l'ultimo attacco. E vai. Basta, morto. 1-1. Sagat wins. Adesso comincio io. Cominci tu. 4-5. No. Cominci tu, è l'ultimo round. Cominci tu. Final round. Fight. E allora attacco. Subito. Così. Sì. Velocità 4. Tu. Però parto io. Allora, prima avanzo di 2, 1 e 2, portata 2, ti posso colpire, 4 danni, caro. Mi fai 4 danni, e poi? Non mi sono mosso oltre l'avversario, quindi... Io guardia 5, perciò... Mi puoi contrattaccare. Però purtroppo mi sei arrivato troppo vicino, e quindi non faccio niente, però se colpisco... No, niente. Non è colpito. Io ho colpito, vabbè, ma quindi questa va nel mio gauge. E tocca a te. E tocca a te. Mi sei apportata, amico mio, e... A questo punto, un altro assalto, ci sta tutto. Velocità 3, quindi parti tu. Parto io, portata, potere 5, altri 5 danni. Ma mannaggia! E ignoro anche armatura e guardia. Che l'avrei avuta. 5 danni, beh, 5 non danni. Sarebbe bastata. Così, proprio, boom boom. Due palpine, e tocca a me adesso. E tocca a te. Pesco 2. Ma sai che ti dico? Attacchi. Attacco di nuovo. Comunque mi avvicino anche io di uno, non ti preoccupare. Okay. Quindi mi avvicino. 3 danni. E mi spingi di 2. Mi spingo di 2. Io mi avvicino solo di 1, quindi. Quindi avvicino. Non ti colpisco e perdo l'armatura. Che vabbè. Esatto. Ah, ma mi fai. Aspetta, tu mi togli l'armatura? No. Io. Ah, allora non mi fai male. Ma torna a giusto perché. Perché ho armatura. Però vabbè, però comunque ti ho colpito e questa comunque va nel gauge. E io no. Che palle. Ma hai già fatto una marea di danni. Sì. E beh, attacco, dai. Cioè, scusa. Siamo ancora a pettinare le bambole. Velocità 7. Però non c'è. Non mi arrivi però. No, non ti arrivo, non posso usare questa. Ah, ok. E io allora ho avvicinati di 2. Sì. 4 danni. Ah, peccato. E ottengo vantaggio. Quindi tocca di nuovo. Tocca di nuovo a me. Va, proviamo questo. Io vado alla cieca stavolta. Ehi. Via. Ah, però. Oh, velocità 4, mi è andata anche bene. Prima mi avvicino di 2, ma già mi sei vicino. Ti attacco 4. Però rispondo perché ho guardia 6. Rispondo guardia 6, sì. E ti faccio 6 danni. Aia! E in più di scartare una carta a caro dalla mano. Ne hai una. Peccato. Quindi vai a 20. Peccato. Prima mi avvicino di 2. Dopo per essere dell'assalto gli attacchi a portata 1. Quindi non mi fai danni. Non ti faccio i danni. Quindi non scarti neanche la carta. E non scarto neanche la carta. No, mannaggia. Come così. E questa, visto che ti ho colpito, sì. Va qui. Ma va. Ma che culo, scusa. Vabbè, okay, hai ragione. Hai ragione, stavolta hai ragione. Dai, pesco 2, dai. Anch'io pesco 2 qua. Partita bomba, sta qua. Partita bomba, gioco subito un boost più 1 di velocità. Io faccio. Scatto indietro. Allora, retrocedi di 2. E poi se sono a portata 3, faccio un'altra azione. E la mia altra azione è pescare. E poi pesco. E poi pesco, perfetto. Quindi io a questo punto pesco anche io. 1 e 2. Ti attacco. Così. Aspetta, hai velocità più 2 tu però. Velocità più 2, sì. Aspetta. Diamo un velocità più 1 anch'io, dai. Facciamo così. Per scelgo una carta boost in gioco e la elimino. Che rompi palle. Ragazzo, devo cercare di rompere le palle. Esatto. Allora, vai, proviamo ad attaccarti comunque. Mi attacchi? Ti attacco. Concentrazione. Ah, bene. Velocità 3, io in questo caso. Io mi avvicino di 2. Ottimo. Ti do 4 danni, quindi te ne faccio 2. 2, ok. E poi ottengo vantaggio, Se ti ho colpito, quindi... Però io ho guardia 5, quindi posso contrattaccarti. Ti faccio 4 danni. Dopo pesco una carta. Ecco, questa va... Qui questa va scartata, ottieni vantaggio e quindi tocca a te. Allora, pesco 2 e ho fatto. Io gioco boost più 2 di velocità e pesco. Io gioco boost pagando 1 di forza più 4 velocità e pesco. Io pesco e 2. Pesco anch'io 2. Allora, proviamo a fare un attacco, dai. Ok. Quindi io ho 5, 2, 7, io ma tu c'hai 9. E
ti faccio semplicemente due danni. Due danni. Però almeno così non fai l'attacco. E io non ti posso contrattaccare, esatto. Quindi vale allora, 22. Allora, gioco un boost più 2 di potere. Io gioco un boost più un'armatura più 3 guardie. Di boost. Aggiungo questa carta al mio gauge scartando una. Sì. Quindi scarto questa e questa con il mio gauge. E poi? Poi pesco. No, effetto un'altra azione. Effetto un'altra azione. Pesco. E pesco. E pesco. Io faccio un assalto. Beh, ok. Vai. Vado di concentrazione. Io ho 4. Io ho 1. Allora io dico avanzo 3. Scusa. Sì. 1, 2, 3. Però non ti attacco. Esatto, non mi fai danni. Perciò io ti faccio attacco 5. Però vabbè, posso... Hai di armatura 3. Quindi io prima per sapere non mi posso muovere, dopo pesco soltanto una carta, però... Sì. Danni non me ne fai perché... Esatto, quindi perché comunque si trova davanti, quindi pesco solo una carta. No, pesco due carte. Io vado di assalto. Di assalto. Ok, dai. 6. Blocco. Ok, io ti faccio 3 danni. Quindi devo posso scartarne una e una dalla mano, giusto? Se vuoi togliere tutte, sì. Sì, dai, allora scarto soltanto una di queste. E retrocedi 3. 1, 2, 3. E questo. Allora, gioco un boost più 2 di velocità. Pesco 2. Mi muovo di 2. Guarda, scarto questa e pesco questo e poi pesco. Ho 7 carte, tocca a te. Io provo ad attaccarti. Addirittura? Sì, dobbiamo darti un po' di danni. Io faccio così. Secondo te c'è il blocco? Immagino. Sì. Allora, primo mi avvicino di 2, però va bene così. Sono 5 danni. 5 danni, no. 1, 4. Ah, io ottengo vantaggio, quindi tocca a me. Ok, toccate di nuovo. Pesco due carte. Ah, pesci due carte? Sì. Ok. Io faccio così. Ah, vabbè, ti faccio 3 danni. 3 danni, faccio 2 e 3. Scarto. Scarti tutto? Cioè, scarti un paio di tutto. Ma sì, dai, ce la faccio ancora. Ok, e poi ti muovo di 2. Mi retrocedo di 2. Male, molto male. Questa va qui. E tocca a te. Devo pescare, per forza. Guarda, assalto, pure critico. Doppio salto. Ma provo così, dai. Allora, io ho velocità 5. Io ho velocità 6. Vaffanculo. Vabbè, però... Ah! Però retrocedo. Esatto. Che cacca, vuoi fare la portata? 1, 2 e 3. Guarda. 1, 2, 3, 4, 5. Mi arriva là. Esatto. Niente, allora... Boh, così. E... Pum. E basta così. E ho fatto, sì. Sì, tocca a me. Ci provo io con un assalto. Hadoken. Hadoken. Blocco, immaginavo. Sono 5. Quindi facciamo 4. E bom. E io pesco. Vai. Anche io pesco. Poi pesco ancora. Anche io pesco. Rimescolo. Io faccio così. Così, scusami. E mi muovo di 1. E pesco. Provo a darti un assalto. Ah, così. Con un critico. Proviamo. Ok. È la stessa Hadoken. Casualità. Però velocità 6. Ok. Io invece velocità. No, con critico c'ho velocità 5. Peccato. Ah, più 1. Più 1. Ah, meno male. Sono più. Mamma mia, che bello. 5. Allora. Quindi mi attacchi prima tu. Ti dà prima io. E devi spiegare le 4. Poi, sai che c'è di bello? Che mi ha dato un più 2 potere. Esatto. Quindi ho 6 danni. Esatto. Io non ho... E ti spingo di 3. Ancora. E ottengo vantaggio. E quindi semplicemente il mio vantaggio è così vantaggioso che pesco. 1, 2, 3 passi. 1, 2 e 3 e pesco. Come Monopoli, fai 3 passi indietro con tanti auguri. Tanti auguri. Però 3 passi avanti. Tu mi dici ciò. Però sai che ti dico io invece? Che ti attacco. Montante. Tu sei più veloce. Sono più veloce. Quindi portata 3, potere 5. E ignori. E ignoro armatura. Cacchio, tutte le volte, vabbè, no, perché tu devo risponderti perlomeno. No, niente. Niente, niente. Quindi. Ti sto andando a montanti, sto andando. Ma zio Billy. Tocca a me? No, sì, sì, perché ho fatto io l'assalto. Dai, gioco più 1 di velocità. Io gioco più 0-1 portata, più 2 armatura e più 2 guardie. Mamma mia. Tocca difendersi perché... Eh sì, io vado
ancora di più 2 di velocità, quindi arrivo a più 3. E io sai cosa ti dico? Un altro più 0-1 portata, più 2 armatura, più 2 guardia. Pesco 2 carte. Proviamo a fare un assalto. Addirittura. Ci provo nel caso. Quanto c'è di velocità? 4. 4, 5, 6. 6, 7. 11 di potere, mamma mia, vabbè. Però hai 12 di potere in realtà, perché... Esatto, perché così. E... ignoro armatura. Ah! Prima mi avvicino di 2, 1 e 2. Ta-da! No, ma tu cacchio di ignoro armatura. Allora hai vinto. Yakuma win! Ciao. Ma quanto l'ho aspettata! E mi devo costruire la velocità, e alla fine mi è servita. Bene. Bene. Allora, come dalla tradizione, ho perso. Ovviamente, come sempre tradizione, le prime giocate dei giochi nuovi, la maggior parte delle volte cerco sempre di vincere, e infatti ho vinto tranquillamente. È vero, proprio così. E spero che vi siate divertiti, che abbiate capito le meccaniche, ma il gioco non è per niente difficile. Non è assolutamente difficile, l'importante secondo me è conoscere un pochettino prima le carte, fare anche qualche round di prova nel momento in cui si prova a giocare con il proprio avversario, oppure studiarsi prima il mazzo in modo da poter capire il personaggio su che punti di forza può andare o no. Per esempio, io suggerisco con Akuma, l'importante è la velocità e lo stare al vicino, perché infatti si è visto nell'ultimo attacco del terzo round, tanta velocità, tanto attacco, e il poveretto Sagat è morto. Già che ero provato dall'inizio, ma sì, effettivamente è andato giù. Bene, grazie mille per averci visti. Grazie a tutti voi, e ringrazio comunque Stefano Borgamer di Montagna per avermi ospitato e per aver fatto appunto avermi invitato per questa partita a Street Fighter. Ciao a tutti. Alla prossima. Ciao ciao. Ciao. Maledetto.